Allora, buongiorno. Quando viene questo bicchiere di Sì, lì è. Quando abbiamo finito questa cosa. Ma guarda che miseria, come sei in Svezia. Vi faccio alcune domande sull'evento che si terrà sabato su Vernissage. Allora, innanzitutto, perché Polychloros? Io posso spiegare molto bene perché Polychloros. Vuole dire tanti colori, no? È una farfalla che non ha tanti colori, ma diciamo ha colori un po' nascosti. E quelli, i colori che non vedi sulla farfalla devi inventare. Siccome io sono pittore, faccio una grande tela sabato lì all'Arzano, vicino a Rivagaro, nella fabbrica 54, perché il cammino è di 54 chilometri. Così cerco di creare l'essenza di queste policlore. Perché questa mostra? Da dove viene questa mostra? L'idea è stata la sua, di Ness. Ci conosciamo da circa 4 anni ed è stato un po', tra virgolette, un amore a prima vista. E mi ha chiesto, dice da parte mia verso di lui, chiaramente, spero ricambiato a livello di stima, mi ha chiesto di dargli una mano per preparare questa mostra presso questo spazio veramente molto bello che è la Fabbrica 54. Dal momento che ho accettato questa meravigliosa sfida, ho pensato di coinvolgere la Lega Italiana Lotta ai Tumori, con sede Piacenza, perché conosco molto bene il loro operato. Quindi ho pensato di mettere in contatto il dottor Franco Pugliese con l'artista Ness Lerpa, e l'artista ha deciso di dedicare una tela, un'opera, che verrà messa all'asta sabato 21 settembre presso la fabbrica a favore della LIC. Quello che mi ha colpito appunto è l'insieme dei colori, e sono i colori che la LIC vuole ridare attraverso la buona salute, e in questo senso c'è una consonanza che va al di là della buona azione. È qualcosa che riguarda appunto più profondamente l'essere umano e il senso della salute. Cosa vuol dire stare bene? Vuol dire godere del mondo, di se stessi, essere in pace e in armonia. Questa ricerca dei colori e questo rappresentarsi con la farfalla che non è amata e diventa libertà e senso di libertà. La Lilt vuole essere anche questo, dare ali alla salute, e Ness Lerpa è colui che ci aiuterà a farlo.